L'armonia è il titolo della mostra aperta a Manifattura Tabacchi a Firenze fino all'8 marzo, che chiude il primo ciclo di residenze d'artista dopo la cura del 2018-19 e la meraviglia del 2020-2021. L'esposizione è il punto d'arrivo di un percorso iniziato 3 anni fa che ha contribuito alla rinascita dell'ex fabbrica, un progetto ideato e curato da Sergio Risaliti, storico dell'arte e direttore del Museo Novecento di Firenze, e seguito da Paolo Parisi, artista e docente dell'Accademia di Belle Arti, nell'ambito di NAM Nota Museum. Da settembre 2020 a gennaio 2021, occupando atelier appositamente realizzati per ciascuno di loro, 6 giovani artisti provenienti da tutta Italia hanno lavorato per 5 mesi insieme all'esposizione che è visibile oggi. Adesso si apre una nuova fase. NAM Nota Museum ha annunciato Super Blast, un nuovo bando gratuito per l'assegnazione di 6 premi per altrettante residenze a 6 artisti multidisciplinari per lo sviluppo di progetti d'arte in dialogo con gli spazi di Manifattura Tabacchi. Il bando è rivolto ad artisti under 40 di qualsiasi provenienza geografica, quindi un bando aperto a tutti, senza particolari richieste di qualifiche, provenienze accademiche o quant'altro. E gli artisti che di fatto vengono selezionati, sono 6 artisti che saranno selezionati alla fine del periodo di valutazione annunciati ad aprile, avranno la possibilità di avere uno spazio all'interno di Manifattura Tabacchi, quindi uno studio dove realizzare un proprio lavoro, che sarà poi il progetto sulla base del quale verranno valutati anche selezionati gli artisti. Quindi ciascuno di loro avrà un premio economico di 5.000 euro da usufruire per lo sviluppo di questo lavoro e la possibilità di alloggiare a Firenze attraverso un rimborso spese fornito sempre dal premio, insomma, con la vincita del bando. Ci sembra interessante che sia proprio una chiamata alle arti, quasi come se si invitassero gli artisti a manifestare questo impegno e a farci vedere attraverso i loro occhi come possiamo pensare dei nuovi mondi. Sarà possibile partecipare fino al 21 marzo 2021, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito www.superblast.it. Le candidature saranno valutate da un comitato scientifico internazionale composto da autorità attive nei campi di ricerca tra arte e scienza, come Mario Cristiani, cofondatore di Galleria Continua, o il neurobiologo Stefano Mancuso. I finalisti saranno annunciati il 21 aprile 2021.